Le Tane del Diavolo è un complesso di grotte che si apre nel massiccio calcareo che è stato scavato dal fosso del bagno. Questo fosso che nasce da Monte Giove e si getta nel Chiani proprio poco dopo Le Tane. La forra è profonda quasi 60 metri, come sapete molto bene, vi si aprono molte grotte. Otto però sono proprio posizionate sulle pareti scoscese. Sono state riconosciute e tutte quante esplorate da vari gruppi speleologici, soprattutto da quello di Orvieto e quello di Perugia. E di conseguenza sono state anche mappate e le planimetrie di queste grotte adesso sono tutte depositate presso il catasto speleologico di Perugia. E sono state utilissime, fra l'altro, quando si è fatto il lavoro di vincolo delle tane, perché come sapete, ormai 20 anni fa la Sovrintendenza archeologica ha mappato completamente tutta la forra, posizionando anche le grotte all'interno della forra stessa e si è fatto il vincolo. Un vincolo utilizzando una vecchia legge che consentiva di proteggere zone di particolare interesse naturalistico purché fossero associate con un altrettanto interesse archeologico. Questo è il comune, poi allora ci fu decisamente d'aiuto, ci ha appoggiato e poi da lì sono nate tutta una serie di iniziative, la captazione dell'acqua, il rifacimento del laghetto, della piscina e si è restituito, diciamo, anche all'ingresso della forra quello che era l'aspetto che aveva 30-40 anni fa, prima che per un intervento, io sempre uno abbastanza sconsiderato, venisse distrutto il vecchio bagno, la vecchia piscina, infatti si chiama, no, fosso del bagno proprio perché c'era questa piscina libera dove le persone potevano andare a bagnarsi e poi si era costruito anche un conservone per l'acqua in cemento armato che era completamente contrario a quello che era l'ambiente naturalistico così ancora, che si era mantenuto nei millenni ancora intatto. E invece l'intervento attuale ha un pochino ripristinato un aspetto, ha ridato dignità, secondo me, all'ingresso della forra. Per poi arrivare alle grotte, come tutti ben sapete, si deve salire un sentiero che porta in alto sul pianoro e da lì poi si scende in un modo più o meno precario, ma ci sono le scale, ci sono le appigli. E si arriva alle tane vere e proprie. Le tane sono state frequentate, hanno un interesse archeologico, delle otto grotte di cui vi parlavo prima, hanno un interesse archeologico tre soprattutto, che gli speleologi hanno chiamato tana principale superiore, tana principale inferiore e tana del faggio. Calzoni le chiamò Tana A e Tana B, molto più sinteticamente. Tana del Faggio è rimasto. Del Faggio perché quando il gruppo speleologico perugino, penso in questo caso, entrò all'interno riuscì a individuò la grotta, perché allora neppure Calzoni la conosceva, in quanto arrivare alla Tana del Faggio. Significa veramente fare tutta la parete, arrivare a ridosso del laghetto e di conseguenza la grotta non era nota, anche se l'ingresso è maestoso, però non era nota e doveva essere anche intatta da un punto di vista archeologico. Venne ampiamente saccheggiata, ovviamente, come succede purtroppo a tutte le grotte. E venne chiamata Tana del Faggio perché davanti cresce questo altissimo faggio. Questo che vedete qua è il laghetto, Parrano, vabbè, questo è noto, e questo è il laghetto, e qui si vede proprio, no, l'andamento molto meandriforme Il laghetto della forra. si chiamava Pelago.
Quello che si chiama il pelago, sì, è quello. Io lo chiamo il laghetto perché poi c'ha queste acque così azzurrine, proprio perché probabilmente ci sono risorgive di acque sulfuree. Ecco, questa è ancora, la feci tantissimi anni fa, proprio qui si vede proprio questo azzurro bellissimo della... E, ecco, qui, proprio qui dietro, si apre la grotta del Faggio. Chi fece lo scavo all'epoca, perché poi è stata anche scavata dalla soprintendenza, attraversava il laghetto, che è sparita la freccia. E aveva appoggiato, eccola di nuovo, aveva appoggiato qua una scala e poi da qui salivano e entravano nella grotta. Allora, lo scavo venne fatto nel 1933 da Umberto Calzoni. Umberto Calzoni è una figura molto particolare nella storia dell'archeologia umbra. Era un avvocato, però non... aveva anche un suo studio, seguiva la propria professione, però la sua grande passione era l'archeologia e aveva una enorme cultura, tant'è vero che venne proprio scelto dal Consiglio Comunale di Perugia a essere il direttore dei musei civici perugini. Nella sua formazione culturale, poi quello che era l'aspetto preponderante era una grande cultura di carattere pre-protostorico. E si deve proprio a Umberto Calzoni, alla sua attività, la conoscenza di un'ampia fetta della preistoria e protostoria dell'Umbria. Il lavoro che comunque li risucchiò veramente, anche in termini fisici, la vita, fu lo scavo delle grotte di Cetona a Belverde, che si trovano proprio di fronte qua a Parrano. Uno scavo anche quello di casuale. Lui fece nel 1927 insieme a Giuseppe Bellucci, insomma, altro grande, non Giuseppe, scusate, un altro Bellucci, il figlio di Giuseppe Bellucci, fece una escursione a Cetona, a Belverde. E lì venne portato all'interno di una grotta e da quell'archeologo bravo che era cominciò a vedere che sul fondo di questa grotta c'erano cocci, ossa e altro. Cominciò a esplorarle e vide che si trattava di una delle realtà più intriganti della preistoria italiana. E appunto questo scavo iniziato nel 1927 finì nel 1935, durò anni. Mentre era nel 1933 a effettuare una delle ultime campagne di scavo a Belverde di Cetona, venne chiamato dal principe Ruspoli, che era il proprietario allora del castello qui di Parrano, che aveva come ospite un certo conte de Chambrun, un francese. La cultura francese era più avanzata rispetto a quella italiana nella conoscenza della preistoria e della protostoria. I francesi ovviamente l'aspetto romano non lo coltivavano molto, come non lo coltivano tuttora. Vedevano nella preistoria, nella protostoria, quelle che erano le autentiche radici della propria culturali, della propria nazione, del proprio essere franchi, del proprio essere scelti, del proprio essere francesi. Mentre purtroppo all'epoca, soprattutto ovviamente se parliamo nell'ambito del ventennio fascista, la cultura italiana antica veniva riconosciuta in quello che era la romanità. Di conseguenza gli studi di preistoria e protostoria erano molto indietro. E grazie a questo signore francese invece, che riconobbe immediatamente, andando dentro le tane, la presenza di questi materiali così antichi, ne capì immediatamente l'importanza, venne chiamato Umberto Calzoni, che da Cetuno ovviamente fu un salto arrivare a Parrano, e lui immediatamente riconobbe anche lui l'importanza di queste cose, soprattutto ne evidenziò la somiglianza con quelli che erano gli scavi che lui stava facendo a Cetona. Interessò immediatamente la soprintendenza archeologica dell'Etruria, perché allora in Umbria non c'erano soprintendenze. L'Umbria, da un punto di vista della
diciamo, del Ministero della Pubblica Istruzione, perché non esisteva neppure il Ministero dei Beni Culturali, era suddiviso fra Firenze, Roma e Ancona. Non esisteva una realtà regionale archeologica. Interessò immediatamente Minto, che era l'allora sovrintendente all'Etruria meridionale, all'Etruria settentrionale, scusate, e immediatamente vennero finanziati questi scavi. Minto aveva, che era un grosso nome fra l'altro dell'archeologia italiana, aveva una enorme stima di Umberto Calzoni come uomo e come archeologo, e Calzoni effettuò lo scavo. Qui racconto quello che ho scritto, quello che più o meno vi ho raccontato adesso, e queste sono alcune immagini delle tane, che sono è l'aspetto, diciamo, più grandioso. Questo è il Ponte del Diavolo, per cui siamo sul fondo della forra, e si apre al ridosso del ponte, si apre il maestoso ingresso della Tana B. Il ponte è alto circa 30 metri, e così in realtà sono due ponti. Uno, no, non, perché la, ecco, questo è un ponte e quest'altro è il secondo ponte. Questo, e qui si apre, qui si apre l'ingresso della Tana B. Calzoni, queste sono alcune immagini sempre della forra, che vedete, sono state fatte queste foto in un momento molti anni fa, in un'estate particolarmente secca, per cui il fosso era sostanzialmente asciutto, e qui infatti, ecco, vedete, questo si vede proprio il fondo con i ciottoli arrotondati, e qui è la marmitta che si apre proprio di fronte all'ingresso della Tana B, e queste liste, queste tracce più scure che vedete, che fra l'altro marginano, disegnano proprio il calcare, sono le liste di selce che si alternano ai calcari e che hanno probabilmente provocato la frequentazione più antica da parte dell'uomo, la presenza così massiccia e ricca di selce. Questo è il disegno che, come sapete, al Museo Archeologico di Perugia sono esposti i materiali degli scavi Calzoni e anche degli scavi più recenti fatti dalla sovrintendenza nella Tana del Faggio. Abbiamo cercato di un pochino di ricontestualizzare, perché degli scavi Calzoni non abbiamo foto, non abbiamo nessun tipo di documentazione. Mentre per gli scavi di Cetona, di recente sono stati trovati i diari, i disegni degli scavi, purtroppo degli scavi di Cetona, di Parrano, continua a mancare ogni documentazione. E per cui nella esposizione del museo abbiamo cercato di ricontestualizzare alcuni aspetti. E qui il nostro disegnatore, che si chiama Angelo Barili, che è molto bravo, ha ricontestualizzato la Tana A. Allora, non so se riuscite, ma è la Tana A vista dall'interno. Questo è l'ingresso della Tana, questo è il costone su cui si apre uno degli ingressi, qui è la finestra che si apre invece sulla forra, e di qua poi c'è il cunicolo che entra dentro e che porta poi alla sala cosiddetta delle firme. Per cui si è anche ricontestualizzata, come dire, una scena familiare: la signora che allatta il bambino, l'uomo che sta facendo la punta al bastone e la ragazza che, adolescente, che sta lì da una parte seduta un po' brontolona, perché dice: ma a me che forse abbiamo immaginato che anche nel paleolitico superiore gli adolescenti fossero sempre un po' problematici, ecco. E un uomo che invece sta procedendo alla scheggiatura della selce. Allora,
arriviamo a questo problema del Paleolitico superiore. Il Paleolitico superiore, l'uomo, è stato datato questo momento in cui l'uomo entra per la prima volta nelle tane, e solo nella tana A, fra l'altro, perché nella tana B non c'è assolutamente Paleolitico, fra i 15.000 e i 12.000 anni fa. Probabilmente appunto la grotta serviva anche da riparo, è per questo che è stata immaginata una scena familiare. E la presenza così marcata di selce, perché come avete visto prima dalle foto, la selce è presente su tutte le pareti e è di facilissima estrazione. Basta avere una punta, si toglie un po' di calcare e vengono via questi grossi pezzi di selce, che è una, fra l'altro, una selce di ottima qualità, e le dimensioni sia dei noduli che delle liste sono tali che consentono poi di fare strumenti non solo di ottima qualità ma anche di grandi dimensioni. E infatti molti degli strumenti che avete anche qua esposti al centro di documentazione e in museo sono piuttosto grandi. In questo periodo si assiste anche al fenomeno della riduzione delle dimensioni degli oggetti in selce, degli strumenti in selce, invece questi di Varano sono tutti piuttosto grandi. E questo ci fa pensare che la forra in questo periodo, oltre a servire da riparo, fra virgolette, a gruppi umani, nomadi, servisse anche come una sorta di miniera. Vista la ricchezza e la facilità di approvvigionamento di quello che era la fonte di... La materia prima essenziale per la sopravvivenza, è probabile che la forra servisse come una sorta di miniera a cielo aperto. E qui vedete nel disegno questo signore che ha in mano, tiene in mano un corno di cervo. Non è una fantasia, perché fra le ossa animali che si sono trovati nello strato del Paleolitico c'erano anche numerose ossa e corna di cervo. E con questo frammento di corno, che viene chiamato in termine tecnico percussore morbido, e per cui ancora si usa solo e soltanto la selce, selce appunto parranese, e questo qua che sta facendo uno strumento. Qua, ecco qua, percuote, e qui vedete tutte le scheggioline. Comunque si limitavano a frecce, si limitavano, allora no, qui la raschiatori, grattatori, punte di vario tipo, è una industria molto ricca come tipologia. Anche perché se era un materiale facile da lavorare. Facile da trovare. E poi ormai siamo nel Paleolitico superiore, quando lo strumentario si è molto arricchito. E d'altra parte poi con queste, la selce è l'unico modo per tagliare, grattare, cioè qualsiasi operazione necessaria per la vita quotidiana, forare, si poteva fare solo e soltanto con la selce. Perché fra l'altro qui strumenti nostri non sono stati trovati. Allora. Con la selce stessa si lavoravano anche le ossa? Si lavoravano anche le ossa, sì. Venivano affilate, sì. Sorgere degli aghi, buchi? In quel momento per fare i buchi si usavano ancora i bulini, cioè la selce trattata in un certo modo che poi dopo veniva appoggiata sulla pelle e si faceva il foro, insomma, ecco. Ovviamente poi venivano tutti, molto spesso venivano anche immanicati in legno, però i manici in legno ovviamente non si conservano, quello che resta sono questi strumenti che a volte sono anche abbastanza difficili da interpretare. Per riuscire a comprenderne bene l'uso si fanno esperimenti riproducendo, si fa l'ipotesi di un certo uso, dopodiché con una selce moderna, perché ci sono persone che lavorano la selce, ottengono uno strumento simile a quello antico, lo usano per raschiano, tagliano, dopodiché al microscopio si studiano le tracce che questo uso ha lasciato sulla selce e si confrontano con le tracce d'uso che si trovano sugli strumenti antichi, e in questo modo si cerca di ricostruire un po' la funzionalità,
che va al di là di quello, molto spesso va al di là della semplice apparenza dello strumento usato. E questo, ecco, è la stratigrafia della Tana A, che era molto complessa, mentre quello della Tana B era molto più semplice, per cui vedete che anche qui c'era nel livello superiore l'età del bronzo, poi c'era uno strato sterile. E ci dice Galzoni che chi si è insediato poi nella Tana A nel corso dell'età del bronzo aveva già parzialmente distrutto il livello inferiore del Paleolitico. Fra l'altro, questo livello del Paleolitico venne riscavato nel 1951-52 da Palma di Cesnola di Firenze, che secondo il quale insomma, si potevano distinguere magari più fasi di frequentazione della grotta. Per cui, secondo Palma di Cesnola, l'uomo non è entrato nella Tana A una sola volta, ma a più riprese. Queste grotte erano aperte, cioè io so che i ragazzi del paese ci andavano ben prima del 33. Sì. Quindi c'è stato un continuo. Sì, sono grotte, come, ecco, come vede su questa, non so, lei non c'è mai stata. No. La Tana A, l'ingresso, ed è qui che è stato trovato il sedimento che conserva il materiale del Paleolitico, è una specie di enorme finestra, cioè questo è un masso di crollo venuto da sopra. Che si è appoggiato in obliquo sulla grotta, su una cingia sul pianoretto della grotta, e per cui qui è tutto aperto, qui pure questa, il disegnatore l'ha appena accennata, qui è una sorta di finestra e da qui si passa direttamente, si scende proprio con le corde dentro la forra, poi qua inizia il cunicolo e si entra dentro, però nella parte interna non è mai stato trovato nulla. È stato trovato solo in questo ambiente esterno e praticamente aperto, completamente aperto, perché questa, la finestra è grande, ma anche questa cosa qua è stata disegnata in proporzione con le figure umane, per cui ecco, lei si rende conto di come sia grande questo ingresso e assolutamente poi non si può neppure proteggere, per cui era facilissimo sempre, da sempre entrare insomma. Negli ambienti interni stavano sempre del terreno depositato o e basta? No, negli ambienti interni c'è questo solito limo di grotta, insomma, c'è i sassi di crollo, perché ovviamente il calcare poi crolla e sui pavimenti, insomma, sul fondo delle grotte c'è sempre del terriccio misto a sassi, a clasti più o meno irregolari. Però in questo caso poi non c'erano altre, almeno non c'è mai stata un'attestazione di una frequentazione anche proprio all'interno della grotta, ma soltanto in questo ingresso, chiamiamolo così. Stanno sullo stesso livello, sì, poi si passa in piano praticamente, si scende un pochino, adesso non mi ricordo bene, arrivai fino alla sala delle firme un bel po' d'anni fa, però più o meno insomma non ci sono grossi dislivelli. Se poi anche all'interno è stato frequentato nel corso dell'età del bronzo, nel corso del Paleolitico, questa è una testimonianza che è andata completamente persa, perché poi oggi, ma anche all'epoca di Galzoni, la Tana nel suo interno era completamente sterile. Secondo una logica, nel momento in cui il corrente porta giù i detriti, se ha la possibilità di allargare. No, la Tana è alta. La Tana è alta sulla forra, sarà rispetto al pianoro quanto? 20 metri? Sotto. E si apre su una specie di cengia. Poi dopo si scendono altri 20-30 metri abbondanti e si arriva al fosso. È stata ovviamente scavata dal fosso, ma quando era molto alto e sicuramente in tempi molto più antichi rispetto ai 15.000-12.000 anni fa. E quando l'uomo è entrato all'interno della Tana A, il fosso era già molto, ma molto più profondo. E per cui non è. Certo, la grotta è stata scavata dal fosso, ma in tempi molto più antichi rispetto alla frequentazione umana. Allora, la Tana B, appunto, invece è molto più profonda, molto più bassa. È maestosa,
perché ha questo ingresso lunghissimo, lungo circa 20 metri, alto sui altrettanti metri, poi va incontro ad una strettoia. Ecco, questo è l'ambiente, no, della tana B. C'è una strettoia dove appunto è stato messo il cancello, che dovrebbe servire un po' a difenderla, e da qui si va in altri due o tre piccoli ambienti, anche qui sono delle firme che risalgono agli anni 30, poi sulla sinistra si devia, c'è tutta una serie di piccoli ambienti, strettoie, e si arriva infine su un ambiente un pochino più grande, dove Galzoni, lo dice nei suoi scritti, lasciò una B a vernice rossa, che ancora si vede, io almeno la vidi anni fa, il rosso era diventato marroncino, comunque era ancora riconoscibile. Qui Calzoni scavò nell'androne d'ingresso una lunga trincea, arrivando fino, anche in questo caso, allo sterile. E lui ci dice che in questa trincea aveva trovato numerosi focolari misti a ossa umane, ossa animali, cocci, teste di spillone, punteruoli, osso, materiale molto ricco. Ora, cosa significa tutto questo? Intanto, cosa si intende per focolare? Il focolare è una struttura in cui si vedono le tracce di un fuoco acceso. In genere il fuoco cuoce il terreno su cui è stato acceso il fuoco, per cui la base del focolare presenta terra cotta, cioè argilla, in questo caso siamo all'interno di una grotta, materiale argilloso cotto che si è compattato con il calore. Si ritrovano poi tracce del legno che è stato bruciato per accendere il focolare, per cui si trova moltissimo carbone. E poi, nel caso delle grotte, ma soltanto delle grotte, si trovano oggetti di grande pregio che però il fuoco non ha intaccato. Questo che significa? Perché se il fuoco ovviamente viene acceso per lungo tempo, anche la stessa ceramica alla fine presenta tracce pesanti di cottura, crepe, si sfalda, a volte si polverizza, l'osso pure si spacca. L'industria litica, la rara industria litica che ci potrebbe essere anche in questo caso, presenta pesanti tracce di degrado dovuto all'accensione di un fuoco molto prolungato. E invece, nel caso dei fuochi che si trovano, dei focolari che si trovano nelle grotte, i materiali non presentano queste tracce di un pesante degrado, ma è evidente che sono stati messi nel fuoco, ma che questo fuoco poi era un fuoco fato, un fuoco che immediatamente veniva spento. E questo infatti sono anche le caratteristiche dei materiali che ci sono ritrovati a Parrano, a Cetona e anche in altre grotte. Qui vi ho portato, purtroppo non avevo le foto, qui queste sono delle teste di spillone in osso che sono state, vedete, incise con questi cerchielli molto ben delineati. E sono tipici, si trovano soprattutto nelle grotte di Parrano e nelle grotte di Cetona e poi nel mondo terramaricolo. Il materiale fittile, cioè i frammenti che sempre noi Calzoni ha ritrovato a Cetona, queste sono foto che appunto sono i materiali così come sono esposti adesso nel Museo di Perugia, vedete, hanno queste bellissime superfici lisce, levigate, lucidate, e fogge molto eleganti. Ora, la foggia si ricostruisce ovviamente con il disegno, però già questa foto penso vi possa dare l'idea della qualità di questo materiale che teniamo ben presente, non veniva lavorata al tornio, queste fogge così preziose, così complesse, vengono ottenute rigorosamente a mano. La parte inferiore poteva essere ottenuta
spalmando l'argilla all'interno di una forma che poteva essere anche una zucca. Poi dopo la parte superiore veniva realizzata con, facendo un lungo nastro d'argilla che poi veniva a cercine, a spirale, veniva aggiunto su questa base convessa. Il tutto poi veniva lisciato, queste sono pareti sottilissime, messo a seccare, decorato con strumenti che in genere sono delle punte di varie dimensioni. Una volta che poi era stato seccato e ben levigato, veniva messo in un forno che era semplicemente una buca scavata nel terreno insieme a legna, chiuso con una cupola d'argilla, e poi vi si dava fuoco e uscivano alla fine questi materiali, che sono sempre quasi tutti neri. Per ottenere questo colore nero bisogna avere una ossidoriduzione completa, cioè l'ossigeno non ci deve essere assolutamente, e le chiazze rosse sono determinate da persistenza dell'ossigeno. Non ci sono termometri, non c'è modo di controllare con vetri all'interno se la cottura funziona, per cui c'è dietro alla creazione di questi materiali un artigianato estremamente consapevole e maturo. Tenete presente che materiali di questo pregio si trovano solo e soltanto nelle grotte. Il materiale d'abitato contemporaneo è decisamente molto più rozzo. Cioè, è chiaro che materiale d'uso quotidiano, come i nostri piatti di casa, che se si rompono non ci interessa. Questo invece è materiale di grande pregio. Questi sono i disegni, vecchi disegni in cui si può vedere meglio la decorazione. E questo sono, siamo arrivati all'età del bronzo. Bisogna che puntualizzo. Siamo arrivati all'età del bronzo. E siamo in un periodo cronologico che va fra all'incirca dal XXIII al X secolo avanti Cristo. Per cui è un periodo molto lungo. E le tane sono state frequentate all'incirca fra il XXIII e il X secolo avanti Cristo, per cui con una frequentazione che dura numerosi secoli e che ha portato persone all'interno a depositare materiale, oggetti, vasi di pregio. Oggetti d'ornamento, abbiamo visto prima quelle teste di spillone così ben decorate. Ossa animali, frammenti di ossa animali e anche qualche raro osso umano. Accendere dei fuochi che durano molto poco, sui quali poi vengono depositati questi materiali, che non subiscono i danni del fuoco. E questa frequentazione si ripete con le stesse caratteristiche per parecchi secoli. Cambia la tipologia dei materiali fittili, perché ovviamente cambia la cultura in questi secoli, no? Cambia il modo di vivere, ma il rito, le modalità di frequentazione all'interno delle grotte si mantiene sempre uguale a se stessa. Si scende, si lasciano questi materiali, probabilmente a volte si rompono pure perché non possano essere più usati, si portano dentro porzioni di corpo umano e porzioni di carcassa animali e si lasciano lì. E questo si ripete ininterrottamente fra il XXIII e il X secolo avanti Cristo. Questo fa pensare che una iterazione così costante di comportamento ha fatto pensare che le grotte non fossero frequentate per viverci, considerando anche che poi è una natura molto bella e suggestiva, ma non è sicuramente adatta alle necessità di una vita quotidiana. Non ci sono campi da coltivare.
ha fatto pensare che si scendesse nelle grotte per compiervi determinati riti. Ora, questi riti a che cosa dovevano servire? Ad onorare una divinità? A preservare o ad aiutare in casi di malattia? Teniamo presente che vicino ci sono acque sulfuree, per cui chi scendeva nelle grotte che cosa veniva a fare? Veniva a chiedere anche un aiuto in caso di malattia? A chiedere una grazia, fra virgolette? Oppure, visto che scendere nelle grotte era comunque una prova di coraggio, entrare all'interno della tana B al buio, magari con una fiaccola in mano, certo, però sostanzialmente al buio, era un modo anche di dimostrare coraggio per un ragazzo, di dimostrare che era possibile fare un salto e entrare nel mondo degli adulti? Ci sono tutte queste ipotesi che si possono formulare e che appunto inducono a pensare che nelle tane, le tane fossero un santuario nel corso dell'età del bronzo. In tutto il corso dell'età del bronzo, perché la frequentazione si interrompe proprio alle soglie dell'età del ferro. Questi che vedete qua e prima, i materiali che vi ho fatto vedere prima corrispondono a una fase iniziale del bronzo medio, siamo intorno al XX-XIX secolo avanti Cristo. Questi invece sono materiali che corrispondono a una fase cronologica che è databile intorno al XIV secolo avanti Cristo e viene chiamato gusto, cultura appenninica. È un termine molto vecchio, venne inventato da Salvatore Puglisi 50-60 anni fa, perché si vedeva che questo tipo di materiale, questo tipo di decorazione era diffuso soprattutto sulla dorsale appenninica e di qui materiale appenninico, mancando ovviamente le fonti scritte, le culture si nominano così. E vedete quanto siano belli e raffinate queste decorazioni. Il bianco che vedete è una pasta che veniva appositamente inserita nel solco per creare questo effetto a due colori, bianco su nero, bianco su rosso. Questi sono i disegni e volevo soprattutto mettere l'accento su questa ciotolina, che è questa. Qui purtroppo nella foto non si vede, ma il disegno mette molto bene in evidenza che è decorata sia all'interno che all'esterno. Cioè, è proprio caratteristica di questa cultura appenninica essere estremamente ridondante nelle decorazioni che avvolgono completamente, in questo modo così elegante e raffinato, l'intero corpo del vaso. Questi di nuovo sono disegni, anche vedete l'orlo, questo l'abbiamo poi, questo è il vecchio disegno Calzoni, poi rivedendo i materiali si sono trovati gli attacchi, ecco questo è questo qua, per cui si è fatta una visione un pochino più completa. E l'orlo vedete com'è tutto decorato, con incisioni molto profonde, anche queste riempite con pasta bianca. È sempre argilla che veniva usata? Non l'abbiamo analizzata, si pensa che sia calcare. Calcare? Sì. La zona? Sì, anche il famoso latte di montagna, no? Cioè questo calcare molto liquido che a volte è sostanzialmente calcare disciolto, penso, che si trova nelle grotte, che a volte si sente il vuoto sulla parete se si percuote, se si mette un punteruolo e si rompe, esce questo schizzo di calcare disciolto in acqua, che viene chiamato latte di montagna, potrebbe essere anche una cosa di quel genere, molto più lasciata depositare, insomma, poi messa all'interno. Però noi non l'abbiamo mai analizzato, d'altra parte sono porzioni talmente microscopiche e poi analizzarle, insomma, potrebbe, ce ne vorrebbe talmente tanto che alla fine si distrugge il vaso per poterlo analizzare. E poi arriviamo all'ultima fase della frequentazione, quella del bronzo finale, che va
dalla fine del XIII secolo fino all'inizio del X secolo avanti Cristo. E qui di nuovo, come vedete, cambia marcatamente non solo le fogge vascolari, ma anche il tipo delle decorazioni. E questa fibula ci attesta, è una fibula d'arco semplice che è proprio propria dell'età del bronzo finale. Però c'è da dire questo: mentre i materiali del bronzo antico, bronzo medio, sono tantissimi, tantissimi, praticamente noi abbiamo decine di cassette con i materiali fittili che vengono dalle tane e sono tutti relativi a una fase del bronzo antico e del bronzo medio, il materiale del bronzo finale è soltanto questo. Questo che cosa ci dice? Che fino al XIV secolo le grotte vengono intensamente frequentate. Poi questa frequentazione in molte grotte addirittura si interrompe per non reiniziare più. Solo in alcuni rarissimi casi continua, ma continua con una frequentazione estremamente sporadica. Evidentemente è una ritualità che ormai si è persa e solo pochissime persone ancora continuano ad osservare queste vecchie tradizioni. Questi sono i disegni di questi oggetti, sono questo e là è questo. Ecco, anche quest'orlo è completamente inciso, è ceramica, come vedete, lucida. Andavo fuori tema, ma vi facevo vedere le foto degli materiali di abitato contemporanei, vi rendete subito immediatamente conto della differenza abissale che c'è fra un materiale di grotta particolarmente raffinato e particolarmente di pregio e quello che è il materiale invece di uso quotidiano. Questi sono di nuovo gli animali, alcuni degli animali che sono stati trovati, i cui resti sono stati trovati nel focolare della Tana B. Sempre nel museo abbiamo ricostruito un po' l'ambiente e di conseguenza il nostro disegnatore ha ricostruito l'orso, perché Calzoni trova anche un cranio d'orso, e poi la pecora e il cinghiale. E particolarmente interessante è la presenza di un frammento di ossa di asino e di cavallo, che costituiscono una delle attestazioni più antiche della presenza di asino e cavallo in tutta l'Italia. E poi è chiaro che, essendo porzioni ed essendo né asini né cavalli in grado, per questo neppure il cinghiale, di scendere in fondo alla forra, è evidente che questi animali erano stati uccisi, porzionati e poi portati appositamente nelle grotte. E di nuovo tenete presente che l'asino e il cavallo in questo periodo sono rari. Per cui anche la stessa presenza di porzioni di ossa animali particolarmente rari può confermare questa ipotesi che la grotta fosse una sorta di santuario. E infine, e questa è la cosa più importante, poi chiudo perché la sto facendo troppo lunga. No, questo e questo è uno dei reperti più interessanti. Nella Tana del Faggio, gli scavi che fece Nora Lucentini nel 1980, e trovò questo vaso. Come vedete è una faccia. Questo è il vaso che è esposto in museo. E qui, questo è il naso, questi sono gli occhi, però nella foto, e questo è l'orecchio. Il disegno è molto più chiaro. L'aspetto umano è chiarissimo, non solo, qui vedete c'è un foro che suggerisce l'uso di orecchini, cioè esplicita più che suggerire, perché se un orecchio è forato alla base è evidente che poi questa testa portava degli orecchini che però non si sono conservati, forse in questo caso erano fatti con materiale organico, vegetale, e di conseguenza non si sono mantenuti. Ora, perché questo vaso è così importante? A parte che questa è una delle più antiche rappresentazioni che si trovano nella protostoria di viso umano, e ce n'è soltanto un altro che sta a Cetona,
è sempre esposto al Museo di Perugia e è praticamente identico. In questo caso però, nel caso del vaso di Cetona, si è conservato integralmente e anche lì le due orecchie hanno i fori. L'abbiamo fra l'altro verificato da poco perché è stato oggetto di un restauro recente e nel vecchio restauro i fori per gli orecchini erano stati chiusi. L'abbiamo per cui orecchini, figura viso umano, sono oggetti, appunto, esistono soltanto questi due nella penisola, per quello che so io. Uno a Parrano e un altro a Cetona. E oggetti estremamente particolari. In che periodo siamo? Questo siamo in un ambito di bronzo medio, intorno al XX-XIX secolo avanti Cristo. Molto, molto antichi, sì. Qui siamo in un momento che è precedente quei vasi appenninici che vi ho fatto vedere prima, decorati con quelle bellissime incisioni geometriche. Questo è un oggetto più antico, per il quale non ci sono confronti, o meglio esiste un solo confronto, che è con le grotte di Cetona. Sempre a Cetona sono stati ritrovati dei reperti che fanno pensare dei riti anche, sì, anche a Cetona sono stati ritrovati tutta questa serie, anche lì sono soltanto focolari, e i reperti molto, assomigliano molto a Parrano, e anche lì si può pensare benissimo a una frequentazione di carattere rituale. Lì poi il rito è anche molto esplicito, secondo me, perché ci sono anche oggetti in bronzo, però quel coso poi dopo non viene divulgato. Allora, ci sono oggetti in bronzo. Qui a Parrano purtroppo è giusto quella fibula, è una punta di freccia che però poco ci dice. Invece a Cetona ci sono numerosi pugnali in rame e in bronzo, numerose asce in bronzo e spade. E Calzoni nei suoi diari di scavo ci dice come li ha trovati. Le asce lui le trovava incastrate appositamente fra due massi. Una addirittura l'ha trovata rotta, cioè con il taglio rotto e incastrato nella penna, proprio a dire guardate questo oggetto, io lo rompo, non lo smembro, perché poi comunque il taglio io lo lascio, però questo oggetto non si deve più usare. La stessa cosa per i pugnali, li trovava infilati nelle fessure fra i massi, e poi ha trovato due spade in una posizione decisamente particolare sul fondo della grotta e all'interno di una buca del calcare scalpellata appositamente, le due spade incrociate sopra, chiuse da una lastra di calcare, e sopra c'erano teschi di cane, e che anche in questo caso c'erano resti di carbone, anche in questo caso c'era stato un fuoco, acceso un fuoco. È un po' difficile dire che una realtà di questo tipo non è rituale. Ecco. E i materiali sono affini fra la realtà dei focolari è affine sia fra Cetona e Parrano. E non a caso poi questi vasi con questa rappresentazione di viso umano se ne trova uno a Cetona e uno a Parrano. E poi forse non tanto a caso ha chiusi più di mille anni dopo appaiono i canopi, no? Queste urne cinerarie chiuse da un viso umano sintetico che ricorda molto anche come, così come è realizzato, questi vasi molto molto più antichi. E fra l'altro raffigurazioni di questo tipo
non appartengono alla nostra cultura, secondo me, ma hanno la loro radice in Medio Oriente. Bisogna arrivare al mondo assiro per trovare delle raffigurazioni, degli oggetti con raffigurazioni di questo tipo. Per cui si ha la sensazione che si ha che se fossero santuari, però questo lo dico e che lo nego, santuari così importanti, che, per cui si portavano oggetti che imitavano oggetti di culture molto più lontane. Potrebbero essere dei vasi cinerari vestiti? No. No, perché ancora siamo in un momento in cui fino al all'incirca al XIII secolo, agli inizi del XIII secolo avanti Cristo, esiste nel centro Italia solo e soltanto l'inumazione. E ma non è una inumazione all'aperto, per quello che riguarda Umbria e questa fascia di Umbria, Marche, insomma diciamo la dorsale toscana, Umbria e Marche, nella dorsale appenninica, non esistono necropoli all'aperto, esistono soltanto le grotte. In queste grotte si ritrovano corpi umani che sono stati manipolati, cioè non si trovano scheletri interi, ma si trovano porzioni di corpo umano appositamente deposti all'interno dei focolari, oppure come a Cetona, crani che vengono girati e con il foro cipitale messo in alto depositati negli anfratti della roccia. E poi i calzoni nei focolari trova frammenti di femore, frammenti di tibia, costole non ne trova. Cioè sembra proprio che il corpo umano venisse, si aspettasse la decomposizione. Una volta decomposto venivano scelte solo alcune parti e queste parti venivano portate nella grotta, oppure c'era già il cadavere veniva fatto decomporre nella grotta, questo noi non lo possiamo sapere, però solo alcune parti poi porzionate venivano scelte e depositate in un particolare modo nelle grotte. All'aperto, tenete presente, non ci sono necropoli. Le prime necropoli all'aperto non le troviamo alla fine del XII secolo avanti Cristo, però cambia completamente il rito. Non è più un rito di sostanzialmente inumatorio, ma è arrivata all'incinerazione. Per cui c'è un cambio culturale globale. Le grotte non si frequentano più, le persone vengono bruciate sul rogo, si prendono gli ossi, vengono messi dentro un vaso, il vaso cinerario viene sepolto in una buca scavata nel terreno e non è mai isolato, ma sono decine se non centinaia di tombe, quelli che i tedeschi chiamano i campi di urne, la necropoli di Pianello, la necropoli con il Capitano, la necropoli di Panicarola. Per cui c'è un cambio quasi globale nel mondo culturale dell'epoca. E le grotte infatti vengono sostanzialmente abbandonate. Ma che interpretazione si dà sulla questione di questi vasi, cioè della presenza di questi vasi diciamo nell'introterra, che in questo caso il mare è abbastanza distante? Beh, passava tanto, di mano in mano le cose passavano, a voglia se passavano. Quindi non da un afflusso di gente, no, piuttosto un passamano. È probabile che ci fosse un passamano. Io esco un pochino da questo che lei ha detto. Il fatto che ci siano trovati anche resti di semi, di roba di cibo. Sì, sì, sì. Però anche in questo caso i semi sono, non c'è una carbonizzazione totale. No. Lì di nuovo c'è l'idea come se questi semi venissero gettati nel fuoco, però il fuoco non faceva in tempo a bruciarli completamente. Completamente. Poi sono stati trovati sia grano, mi sembra, fave. E questo racconto di queste grotte così utilizzate in questa epoca remota come luoghi di culto particolari legati anche a forme sacrificali,
forme sacrificali, no, non è detto, ecco. Non è detto che fossero persone sacrificate, quelle di cui troviamo. No, però gli strumenti le asce usate e poi spezzate fanno intuire che comunque sono l'oggetto, forse l'oggetto, sì. Quindi legata a forma di lucerna, qui. Però fanno un po' ricordare, no, il mito storico, la mitologia di Carlo, no? L'antro di Carlo a Roma sul certo, Palatino. Certo. Quindi mi chiedo, da un punto di vista anche mitistorico locale, no? Ci sono dei racconti che vengono dalle fondazioni di queste aree che possono, che raccontano questo? No, non ci sono leggende che riportano nulla. Perché la collocazione temporale, più o meno, per quanto so, è importantissima, no? Mi sembra di capire che ci sia un nesso, no? Con l'uso di questi antri e gli altri. Però non ci sono leggende che poi riportano queste cose. Non c'è nulla. Infatti anche lo stesso nome, no? Tane del diavolo, fa presupporre che chi ha messo questo nome ovviamente avvertiva un certo disagio, immagino, nei confronti di questi antri. Però non se ne conosce neppure appunto l'origine. Si può ricondurre anche a un fenomeno naturale, perché d'inverno spesso dalle grotte che hanno una temperatura stabile fuoriesce aria che condensa per il freddo, in cui si trasforma, diventa bianco, no? Vengono fuori queste sorte di fumarole bianche. Questo potrebbe aver fatto presupporre che le grotte poi portassero all'inferno, al diavolo, ecco. L'odore dello zolfo, è giusto, dell'acqua, però sono supposizioni, perché poi leggende locali. Non so, io ci potrei dire che ne chiusi. No. Poi etrusca, penso. Diciamo che sapevo che le grotte di Belverde fossero servite come magazzini. Questa era la vecchia. Questa era una delle vecchie idee che circolavano. Ma insomma, studiando di bronzo, io non ne avevo mai sentito. Studiando i materiali, studiando, leggendo anche i diari di scavo. No, non è pensabile. Scusi, invece due parole, visto che siamo qua a casa De Santi, se questa Venere. Oddio, non lo so. A Venere, no. No, no, vabbè, io questa magari quella, se ci riesco. È curioso, insomma, così ha un legame. Ve la faccio anche vedere. Ecco, ce la faccio vedere. La foto ce l'ho. Però quello, cioè, non l'ho, ho cercato di studiarla, ma non è facile. Ah, immagino. C'era qualcosa, qualche novità o... No, non ci sono novità, perché proprio non... No, non è così semplice. No, non so. Come? La cartella è buona. Sì, saremmo stati tranquilli. C'era un'altra cartella. C'era un'altra cartella, sì, Comunque è un mondo che ci affascina. Eccolo qua. Eccolo. È una cosa molto particolare. E sono un po' di tempo che ci sto pensando sopra, però non ne sto venendo fuori. Probabilmente appartiene, non è riferibile al paleolitico, ma al neolitico. Anche perché poi, fra l'altro, qua a Parranno, nelle Tane, di materiale neolitico ce n'è tanto. Già quelle accettine verdi, non so se le avete viste, Calzone ha trovato nei suoi focolari, ci attestano che sicuramente c'è stata una frequentazione neolitica. Poi anche fra il materiale fittile ci sono parecchi cocci che hanno forme antiche, neolitiche. E quindi qui allora però arriviamo al quinto millennio avanti Cristo, per cui andiamo molto più indietro nel tempo rispetto all'età del bronzo, e sicuramente però una frequentazione nel quinto millennio c'è stata, di cui però è difficile capire la dimensione. E questa, secondo me, questa statuina potrebbe essere riferibile ancora al neolitico. Che origine ha? Dove è stata trovata? Si sa dove è stata? Allora, purtroppo è la collezione privata, insomma, questo della famiglia De Santis, e come tutte le
si presuppone che venga dalle tane. Anche insomma, la famiglia pensa che venga dalle tane, ecco. Però non c'è una prova certa, ecco. Anch'io propendo a pensare che venga, visto che la collezione praticamente si è formata qua, che venga da lì. Ecco. Tenete presente che dovesse anche questo è un oggetto di grande valore, perché è in steatite, e un ciottolo di steatite di queste dimensioni è estremamente raro. Che dimensioni ha? Una quindicina di centimetri. Raffigura un'immagine. È un'immagine femminile? Femminile, sì, è un'immagine femminile, d'altra parte qui è chiaramente indicato il sesso. Si può vedere. Senti, grazie. La statite è una pietra, voi sapete, molto facile da lavorare, per cui con strumenti non eccessivamente funzionali poteva essere incisa ottenendo questi risultati. No, questa è steatite. Era ofiolite, sono le due accettine che ho fatto vedere prima. E quella invece è una pietra estremamente dura. Quella si trovava nella zona. Allora, la ofiolite, ecologite che sia, ha un'unica in Italia, ha un'unica fonte di approvvigionamento che si trova sul Monviso. Sul Monviso. E di conseguenza tutte le ecologiti, tutti gli oggetti in ecologite che si trovano in Italia e sono svariate migliaia, tenete presente che soltanto noi a Perugia ce ne abbiamo 2500 di quelle accettine, per cui assommano almeno a 10.000 più o meno in tutta Italia, quelle ecologiti vengono tutte dal Monviso, per cui c'era un traffico enorme. A volte nei detriti. L'ossidiana, anche quella è oggetto di commercio. Quella di Parrano non è stata analizzata, per cui potrebbe venire sia da Palmarola che dalla Sardegna, dalla Sicilia, questo non lo sappiamo perché non l'abbiamo analizzata. Però i traffici c'erano. Ecco. Questa steatite qui invece potrebbe venire dalla Toscana perché ci sono ciottoli, però è un ciottolo, ecco. È rara. Mi sembra che nello scambio vengono anche parecchi ofiolite. L'ofiolite è presente comunque anche abbondante. Allora no, le ofioliti o eclogiti, giadeiti come le vogliamo chiamare, si trovano solo sul Monviso, però può essere, cioè nei detriti fluviali si possono trovare piccoli ciottoli di questo materiale che ovviamente partendo dal Piemonte nel corso dei milioni d'anni può essere alla fine di rotolamento in rotolamento, di fiume in fiume, alla fine può essere arrivata anche sul Tevere, però non esistono altre fonti di approvvigionamento che quelle. Ecco, le garantisco che è così, guarda. Nei fluidi che noi abbiamo qui praticamente molto bene e così via, fino praticamente sotto alle Acedona, questa diciamo formazione, o meglio questa unità che prende fuori le formazioni, dentro ci stanno anche dei ofiolidi che tra l'altro la famosa cava del Bianchi lì, praticamente viene anche utilizzata come pietra ornamentale, quindi abbastanza. Ma non sono né fioliti né ecologiti, probabilmente sono pietre verdi affine. Io guardi, io è un'altra, ecco, però se lei legge quello che scrive Claudio D'Amico, che è il più grosso studioso di questo tipo, che è un grosso studioso di mineralogia e che è il più grande studioso a livello europeo che abbiamo in Italia di questo tipo di pietre, le dirà che sono l'unica fonte è quella. Dopodiché si possono essere diffuse, ma a livello proprio di trascinamento fluviale, per cui ciottolame. Non ci sono altre possibilità. Ecco. Io. È un complicato quello che sta. Sì. C'è questa specie di turbante. Questi sono gli occhi, le sopracciglia, il naso, la bocca. Questo mi sa qualcosa di orientale.
è molto particolare, fra l'altro appunto non riesco a trovare un confronto, vabbè, questa è una produzione che comunque ogni elemento è particolare proprio, è difficile trovare oggetti simili. E questo è quanto. E poi hanno ristrutturato di recente a Perugia, mi sa che vale la pena andare a vedere sì? Una volta. Sì, ecco. Concordo. No, no, perché sono diverse volte, ma dalle fotografie io vedo che è stata posizionata diversamente. Sì, perché abbiamo rifatto completamente tutto il museo. Tutto. E le tane del diavolo, mentre prima erano due vetrine, no? Ecco. Io sono rimasta in vetrine. Che erano anche angoscianti dal mio punto di vista, perché non c'era indicazione, non c'era nulla. Allora adesso c'è la sezione iniziale, è ovviamente quella dedicata al paleolitico, per cui paleolitico inferiore, medio, superiore, beh, quello è ovvio, e c'è la vetrina con le selci che vengono dalle tane, e c'è appunto vicino questa ricostruzione grafica. Poi invece nell'ambito di quella che è la sezione dedicata all'età del bronzo, c'è la vetrina con tutti i materiali dell'età del bronzo, le foto delle tane, la pannellatura che spiega un po' più o meno quello che vi ho detto adesso, insomma, ecco, il museo è completamente stravolto rispetto a quello che era, e mi sembra anche, insomma, che valga la pena di andarlo a visitare, perché è cambiato radicalmente. Prima era un museo decisamente respingente, perché o le cose si sapevano o niente, insomma. Vabbè, molto grazie.